Grazie senatore. Credo che nel proseguo della discussione il senatore Gravel ci dirà anche più in dettaglio qual è la sua iniziativa per costruire una commissione ufficiale d'inchiesta. Ma voi avete capito che il discorso è molto più vasto di quello dell'11 settembre, per fortuna. Volevo soltanto ricordare a tutti i presenti e a quelli che stanno girando queste immagini, che saranno molti di più, che noi abbiamo invitato a questa iniziativa tutti i parlamentari italiani, tutti i parlamentari europei, italiani, fate il conto, un bel numero di persone, e abbiamo invitato tutti i giornalisti italiani e tutti i giornalisti esteri a Roma. Questo perché lo sappiate, perché in qualche misura i tre che siamo qua, diciamo così, sono stati raggiunti qui da un quarto ex deputato. Gianni Balco, a cui lascio adesso la parola, è parlamentare in carica. Io sono ex parlamentare europeo, Fernando Rossi è ex senatore italiano, è arrivato qui e ci ha fatto visita Marco Rizzo, ex deputato italiano, ed è tutto. Ed è tutto. Questo vi dà la misura di come questa questione continui a essere un gigantesco tabù, perché non sono venuti perché non è importante, non sono venuti perché hanno paura che si dicano le cose che voi avete adesso ascoltato. Adesso io lascio la parola a Gianni Balco, che condurrà il resto della conversazione. E ci mettono circa 3/4 d'ora a caricare e scaricare la gente. Soprattutto stamattina avevo una ragazza montata per spiegare che avevo calcolato di arrivare al massimo alle 11, ma sono arrivato adesso. Mi scuso davvero, guarda la pigrizia, fino a alzarmi alle 5 di mattina. Però sono arrivato giusto in tempo per ascoltare il senatore Gravel che parlava delle corporations, e cioè quello che interessa a tutti noi, ovviamente da un lato la verità sull'11 settembre, ma non tanto per amore della verità, nessuno di noi desidera sapere se ha un cancro o no, a meno che gli indicano che c'è anche la medicina, se no per favore non ditemelo, lasciatemi vivere tranquillo. E così sull'11 settembre non ci interessa tanto la verità oggettiva, una certa curiosità ce l'abbiamo, ma vinciamo anche la curiosità. Il problema è che cosa significa la mancanza di verità sull'11 settembre, significa la nostra condizione di dipendenza totale e assoluta da un sistema dove c'entrano le corporation, 1350 che controllano il 60% della ricchezza mondiale e gli altri 1% che si pappa il 47% dei redditi. Cioè, questa è la situazione. C'è sotto una questione, non dico di classe, ma certo di politica, di democrazia, di libertà, e noi l'11 settembre è una sorta di emblema di come siamo chiusi dentro dei paletti. Io stesso non riesco a discutere neanche con le persone con cui vado in genere alla cena. Ma vorrei mica che siano stati gli americani che sono fatti fuori 3.000 cittadini loro. Il senatore mi sembra che su questo non abbia tanti dubbi, altro che quello, tutto il resto che hanno fatto. E tutte le... Pensate solo, ogni tanto vengono fuori queste notizie sull'uso dei cittadini di certi stati degli Stati Uniti come cavi per provare non solo la povera libertà, questo è uno dei grandi temi delle ricerche militari statunitensi. Si legge ogni tanto che vogliono gettare la polvere per grattare nelle trincee nemiche, oppure mandare un liquido, sparare delle pillole perché tutti diventano omosessuali e quindi siano occupati a scopare tra di loro mentre il nemico ribombava. E io credo che no, gli americani sono anche questo ogni tanto, cioè non si sa mai, dice magari dal fungo viene fuori la penicillina, dalla muffa viene fuori il gorgonzola, e quindi provano tutto. Però questi, a parte queste stupidaggini, hanno avuto il coraggio di fare degli esperimenti sulle popolazioni di loro stati, non proprio a New York, ma forse un po' più in periferia, nell'Arizona, nello Utah, eccetera, eccetera. Quindi la gente non ci serve niente a stupirsi. Che sia un tabù fa parte, come l'emblema della nostra schiavitù mediatica, cioè noi non sappiamo quasi niente. E allora la ricerca, il prendere il senatore Gravel intendono fare, prendere lo spunto di qui per tirare il filo di questa matassa, è uno degli atti rivoluzionari che possiamo fare in questa situazione, diciamo la verità. Oggi forse sta compiendo qualche altro atto, ma non è tanto rivoluzionario, perché se riusciamo a far fuori Berlusconi probabilmente ci mettiamo uno più ligio ai comandi strangolatori nelle maniche mondiali, quindi non ci trasforma in partigiani di Berlusconi, ci trasforma in pessimisti cosmici, cioè non può succederci di più. Però insomma ci sono ancora dei punti su cui si può agire, e uno di questi è certamente richiamare l'attenzione pubblica della gente su tutto questo. Anche gli indignati che oggi si moltiplicano qua e là negli Stati Uniti e in Europa non sono proprio da buttare, sono gente che comincia a fare qualche cosa contro l'atmosfera irrespirabile di oppressione, di oscurità, di sfruttamento dentro cui sempre più saremo coinvolti. Ricordo il saluto di Torino, c'è un sindaco amico di Marchione, ma comunque senza niente con me, meglio lui che Buttiglione, che è stato candidato qualche anno fa. In ogni caso io do la parola subito al giudice Imposimato, perché lui ha delle cose concrete da dire. Io ho quasi solo delle indignazioni che ci da comunicare, che ci accomunano tutti. Grazie. Allora, anzitutto un grazie a tutti voi che siete venuti qua, in particolare a Gianni Balco, Alberto Chiesa, al senatore Marco Gravel, a Fernando Rossi e a Rizzo, così come ringrazio Giulio Pacosi, Presidente di Democrazia delle Regole, Giuseppe Alessandro e gli ospiti di questa mattina che sono venuti ad ascoltare alcune riflessioni, ma soprattutto un'esposizione di fatti che secondo me bisogna fare sull'11 settembre, fatti che interessano sicuramente a tutta l'umanità, perché io sono convinto, è già stato detto da Giulietto Chiesa, che quei fatti hanno avuto ripercussioni gravissime sul nostro destino e di cui stiamo ancora oggi pagando le conseguenze. Allora io posso dire che ho una mentalità particolare, ovviamente, perché ho fatto per circa 40 anni il giudice istruttore, quindi la mia mentalità è quella di valutare prove e indizi e di essere estremamente prudente rispetto a fatti molto gravi, perché mi rendo conto che non si possono lanciare delle accuse così senza avere elementi concreti per lanciare delle accuse. Ma io non voglio fare delle calunnie, non voglio lanciare delle accuse, io voglio esporre dei fatti, ma ovviamente devo sintetizzare, perché non è possibile esporre tutti questi fatti. Di questa storia io mi sto occupando forse da prima dell'11 settembre, perché? Perché leggendo alcuni comunicati delle Brigate Rosse dopo l'omicidio di D'Antona, scoprì che le Brigate Rosse facevano riferimento a Osama Bin Laden, e questa cosa mi incuriosì, perché le Brigate Rosse volevano stabilire dei contatti con Osama Bin Laden. Poi ci sono stati altri documenti delle Brigate Rosse che facevano riferimento a Osama Bin Laden. Bin Laden aveva anche spesso annunciato che avrebbe attaccato direttamente gli Stati Uniti in America e non soltanto in altri paesi, come era stato fatto. Quindi per me quell'attacco alle due torri, che poi erano tre le torri, non due, era ampiamente prevedibile, tant'è che lo scrissi sui giornali, ho scritto 4 articoli prima dell'11 settembre in cui dicevo che eravamo vicini a qualcosa di molto terribile. Per cui sono rimasto sorpreso nel leggere la relazione della Commissione sull'11 settembre stato io, ultimo giudice italiano, persona modestissima, avevo previsto ampiamente che sarebbero avvenuti fatti di questo genere. Quindi già questa affermazione era completamente falsa. Ma la, diciamo, la commissione, due commissioni, quello sull'11 settembre che riguardava la questione degli attacchi e poi quella che invece riguardava il comportamento dei servizi segreti americani, della CIA e di altri servizi segreti. Ora, io mi sono messo a studiare questa vicenda, diciamo, da prima, ma anche dall'11 settembre, e mi sono trovato di fronte a una valanga di prove e di indizi che dimostrano chiaramente che la CIA ai vertici sapeva dell'attacco imminente alle due torri e che non fece deliberatamente, non fece niente per impedire che questo avvenisse. Ora cominciamo a riferire alcuni fatti essenziali, devo per forza selezionare alcuni fatti. Allora è noto, perché questo lo riconosce anche la commissione sull'11 settembre, che Mohamed che era il capo dei 4 comando che agirono l'11 settembre, 2 contro le 2 torri e altri 2, uno sarebbe caduto, un altro sarebbe andato sospetto, ma questa è un'altra questione che però preferisco tralasciare perché se non parlo di Alberto Chiesa molto efficacemente, per cui direi che vorrei stare invece a quelle che sono secondo me le prove della volontà da parte della CIA e secondo me da parte del governo degli Stati Uniti di provocare, di lasciare che accadesse questo attacco terroristico contro gli Stati Uniti. Allora, primo fatto, è noto che Mohamed Hamed si trovava ad Amburgo dal 1999 ed è rimasto ad Amburgo fino al 3 giugno del 2000. Quando è stato ad Amburgo Mohamed Hamed ha avuto dei contatti con altri terroristi, era sicuramente pedinato da uomini della CIA e dei servizi segreti tedeschi. Questo è un dato di fatto che riconosce persino la commissione. Quindi un fatto pacifico, certo. Questo è molto importante perché quando Hamed è stato ad Amburgo, prevenuto ha fatto diversi viaggi in varie parti d'Europa, secondo quando ha acquistato delle polvere per fare delle bombe, ha annunciato che avrebbe scatenato un'offensiva contro gli Stati Uniti, ha telefonato diverse volte a delle scuole di volo negli Stati Uniti e ha praticamente detto noi dobbiamo scatenare la guerra contro gli Stati Uniti, quindi lui era pedinato, da questo è un dato di fatto certo. Allora che succede? Lui il 2 giugno del 2000 prende il pullman e va a Praga seguito da uomini della Cipro, questo è pacifico. Poi a Praga prende l'aereo e va negli Stati Uniti, a Nevada, e da Nevada poi va in Florida, dove si mette in contatto con 2 scuole, ci va insieme a un altro di quelli che sarebbero stati, di quelli che sono stati poi il lottatore dell'11 settembre. E praticamente inizia questo addestramento. Tutto questo è documentato, immagino. Primo problema, dice, ma la CIA a un certo punto lascia le indagini, il pedinamento di Hamed il 2 giugno del 2000 e si interessa che sapere. Questa è una cosa abbastanza singolare, perché voi dovete sapere che la CIA è un servizio che opera fuori dagli Stati Uniti, mentre negli Stati Uniti la competenza a investigare finanziaria spetta all'FBI, questo è che si sappia. La prima anomalia alla quale io non credo è che la CIA non avrebbe informato l'FBI dell'arrivo di nuove date, e questo è un fatto che invece secondo la Commissione sarebbe avvenuto, cioè secondo la Commissione non si sa, come non si sa, e queste cose pesanti, anche perché non è solo questo quello che è accaduto, questo è l'inizio di tutta questa storia sconvolgente. Un altro fatto grave è che Mohamed Hamed e l'altro è arrivato negli Stati Uniti con un visto d'ingresso irregolare ottenuto a Jeddah, cioè in Arabia Saudita. Voi dovete sapere che 15 dei 19 contatori erano provenienti dall'Arabia Saudita e che lo stesso Hamed, pur essendo egiziano, praticamente è andato a prendere il visto a Jeddah. Dovete sapere anche che c'è una testimonianza straordinaria di un funzionario della CIA onesto che ha detto che lì era la CIA che rilasciava i visti d'ingresso negli Stati Uniti. Qui c'è una testimonianza, cioè tutti i contatori sono partiti dall'Arabia Saudita, dico tutti perché erano 15 più 8, 16, quindi mancavano 13, sono partiti dall'Arabia Saudita da Jeddah con i visti rilasciati dal consolato americano che era controllato dalla CIA, così come ha dichiarato un testimone americano onesto che fece una denuncia e disse: ma qui non lo possiamo consentire che qui bastano dei terroristi, e quello non fate nulla. Questo risulta pacificamente. Ebbene, nessuno si è mai preoccupato di dire all'altra che dopo che è arrivato negli Stati Uniti ha fatto 10 viaggi per tornare in Europa, e questo risulta pacificamente. È tornato a Zurigo, è andato a Madrid, è andato ad Amburgo, è andato anche a Dubai, è andato in Afghanistan, è andato in Pakistan, ed entrava e usciva con i visti scaduti, senza quel famoso visto N120 che sarebbe stato necessario per entrare e uscire dagli Stati Uniti. Non è mai stato fermato. La stessa cosa è accaduta per altri, per questo è pacifico. Un altro fatto grave è che c'erano due terroristi in particolare, uno si chiamava Nawaf Al-Ahmadi e un altro si chiamava subito perché se no sono un po' complicato, però la cosa è seria, la cosa è molto seria. Questi sono partiti, questi due, ma sono due che sono partiti controllati dalla CIA. Al-Midar, esatto. Khaled Al-Midar e l'altro Nawaf Al-Ahmadi. Questi due sono partiti dal Jeddah con la consapevolezza da parte della CIA Salah che gli aveva lasciato il visto. Questi due erano già sospetti terroristi perché risultava dal passaporto che erano sospetti terroristi. Bene, sono arrivati a San Diego, si sono fermati, hanno preso l'appartamento e la CIA, secondo la CIA, non ha avvertito l'FBI. È possibile che la CIA non ha avvertito? Era una cosa che la CIA lo sapeva. Questo è il punto, cioè la CIA sapeva sicuramente che partivano questi due terroristi che sono andati anche essi a fare l'addestramento presso il Supremo. Allora, questo è un grave indizio, cioè la CIA ha consentito a questi due terroristi di partire da Jeddah con un visto che era sicuramente stato lasciato in maniera irregolare a due persone che erano già sospettate. Parentesi, anche Mohamed Hamed era sospettato di essere, perché aveva partecipato riceve 190.000 dollari, che gli rimanda? Ecco, gli rimanda Omar Sheikh, che sarebbe Sheikh, questo me lo ricordo bene, Omar Sheikh, perché non l'ho detto 3.000 volte. Questo Omar Sheikh è un inglese di origine pakistana, il quale, e qui viene la cosa sensazionale che scoprì anche il professore americano, che è stato uno dei partecipanti all'hearing dell'11 settembre. Questo americano e questo inglese di origine pakistana mandano questi soldi, e fin qui non si fa niente strano, se non vede chi è che gli viene l'input per mandare i soldi. Questo lo dicono 4 giornalisti che sono stati mai sentiti, non risulta che siano stati sentiti dall'autorità americana, lo dicono la France Presse, la ABC, poi lo ha detto ancora la CNN e l'ha detto anche la Times India. Allora, queste 4 agenzie hanno detto che la somma di 109.000 dollari è stata data da questo Omar Sheikh a Mohamed Hamed su ordine del capo dell'ISI. Attenzione, il capo dell'ISI era Mahmoud Hamed. Bene, questo signore Mahmoud Hamed, che ha dato l'ordine a questo Saed di mandare i soldi ad Atta per pagare l'addestramento dei terroristi degli Stati Uniti, questo signore si trovava a Washington al Pentagono dal 4 settembre del 2001 ed è rimasto al Pentagono fino al 14 settembre del 2008, questo qua, quello che ha dato l'ordine. E questo è sicuro, l'ordine come è stato dato? Questo è stato dato nel senso che questo Omar Sheikh, usando un suo falso nome, che era di Mustafa Sheikh, che è pacifico, che lui aveva, perché era già stato arrestato e sospettato di sequestro di persone ed era già inquisito dalla magistratura indiana e dalla magistratura pakistana, questo signore ha usato questo falso nome, ripeto, ma un falso nome che la polizia americana, la polizia pakistana, la polizia indiana sapeva che lui era stato arrestato in Pakistan. Ebbene, lui ha dato questo denaro da dove lo ha mandato dal Pakistan, e dal Pakistan questo sarebbe arrivato negli Emirati Arabi e dagli Emirati Arabi è arrivato a Venice, a Mohamed Hamed. Ora, questa è una cosa gravissima e importantissima, cioè c'è la prova che i soldi sono stati mandati dal capo dell'ISI a Mohamed Hamed attraverso questo Marseille. Ma il capo dell'ISI era un uomo della CIA, perché un uomo che aveva incontrato Tenet persino il 4 settembre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sicuro, questo è sicuro, nessuno lo nega. Questo l'ha scoperto anche uno dei testimoni del hearing dell'11 settembre, Rossi, professore di Montreal. Domanda: come mai questo signore Omar Sheikh, come mai questo signore che è Mahmoud Omar non sono stati arrestati? Cioè non è stata chiesta da parte degli Stati Uniti l'arresto di di quelli che hanno partecipato al finanziamento dei terroristi. Questa è una cosa di una gravità inaudita, perché se tu non sapevi, la spiegazione la logica, perché erano ricattati, perché questi sapevano perfettamente tutto per quanto riguarda la responsabilità del governo. Non c'è altra possibile spiegazione. Allora, voi dovete sapere sono parecchie, qualcuno lo devo dire. Un altro, questo episodio si va messo in relazione al fatto che c'era un franco marocchino, Zacarias Moussaoui, il quale stava facendo addestramento per compiere, lui era uno dei 20 destinati a compiere la terra. Attenzione, questo segretario era addirittura uno che non aveva nessuna regola a dire quello che voleva fare, cioè che lui voleva fare l'attacco dell'11 settembre, e chiedeva al gestore della scuola del Minnesota, chiedeva: ma questi aerei 747 quanta benzina possono portare? Che danno possono provocare se ci scontrano su? Allora questo che fa? Perché la Cina, e non è successo nulla. Questo Moussaoui ha detto 7000 volte che lui voleva. Allora che hanno fatto la Cina? L'hanno arrestato prima del 11 settembre, gli hanno fatto un processo, l'hanno condannato all'ergastolo. Quindi lui è stato condannato all'ergastolo per concorso, senza che ci fosse la prova della partecipazione al... C'era la prova che lui aveva preparato questa domanda. Come mai voi avete arrestato Moussaoui, l'avete condannato all'ergastolo e non avete chiesto il mandato di cattura nei confronti del caro Ellisi e nei confronti di Omar Sheikh, che erano quelli che hanno mandato i soldi? Voi non avete fatto il mandato, non avete chiesto il mandato, perché voi avreste dovuto chiedere. Lì c'è una sola spiegazione, perché voglio dire, è molto più grave che una persona finanzia i terroristi rispetto al fatto che uno prepara l'attacco del 11 settembre. È una cosa pacifica. Questi sono principi elementari del diritto penale, della procedura penale. Cioè, che è grave quello che ha fatto Moussaoui, che ha preparato, però non l'ha fatto, però ha preso per capo, avevano chiesto la condanna a morte. O è più grave invece il comportamento del capo dell'ISI, che ha addirittura finanziato quella che è la somma che è stata intercettata, che è pacifica. Tutto questo è provato, tutto questo è stato detto addirittura da funzionari dell'FBI. Ma come mai ancora oggi? Che cosa hanno chiesto gli Stati Uniti? Attenzione, qui viene il bello. Gli Stati Uniti hanno chiesto l'allontanamento di questo capo che stava a Washington al momento dell'attacco. Come chiedete l'allontanamento? Come chiedete l'arresto? Perché c'è un concorso. Perché c'è un concorso. E allora perché non l'hai detto? Non l'hai chiesto perché il capo dell'ISIS era a conoscenza di tutto e lo sapeva anche il capo della CIA, con cui lui era a colloquio anche l'11 settembre. Perché non avete chiesto il mandato di cattura nei confronti di Omar Sheikh? Quindi questa è una prova formidabile della, come ha detto anche David Reynolds, perché David Reynolds su questo l'ha fatto, però David Reynolds non ha detto questa cosa lì a Toronto, dove noi ci siamo incontrati, non ha detto, perché erano molte le cose da dire, ma questa scoperta che ha fatto David Reynolds, cioè nel senso che lui però non sa valutare, questa è una delle tante prove. Altra cosa, è certo che il 5 luglio del 2001 Osama Bin Laden andò dal Pakistan presso gli Emirati Arabi a Dubai. Ebbene, questo signore a Dubai ha incontrato un agente della CIA. Un agente della CIA. Che è un altro invece, è sicurissimo, perché l'hanno detto dei giornalisti seri, l'ha detto il Figaro, l'ha detto il France Presse, non è mai stata smentita questa notizia. E come voi fate una agenda della CIA, il 5 luglio presso l'ospedale di Dubai si incontra, si sappiamo anche il nome, io l'ho trovato il nome di questo signore, e non è stato interrogato mai meglio della CIA, incontri lo sanno di Laden pochi mesi prima dell'attacco dell'11 settembre. Poi ancora c'è la storia di una testimonianza data da Richard Clark, capo dell'antiterrorismo della Casa Bianca, il quale ha detto la CIA sapeva tutto, ma io non è che sia una cosa sconvolgente. Ma come? Il capo dell'antiterrorismo della Casa Bianca dice: e chi siete fatti? Che sono quelli che ti ho detto io, che ha detto che c'erano due terroristi, quei due, che sono partiti da Getta e sono andati negli Stati Uniti, a San Diego. Racconta tutto, addirittura di questo fatto vennero a conoscenza due agenti dell'FBI che volevano informare l'FBI. Arrivava questo Tom Wilson di no, non l'FBI non deve essere informato. Però attenzione, questo Thomas Wilson nel frattempo è diventato il capo del FBI. Quindi lui, questa storia che loro vogliono far credere, perché ho parlato con qualche giornalista, dice no, ma là, lì la CIA c'era una specie di competizione per cui si facevano dispetti, non è vero, questa è una baffa. Qua non possiamo essere presi per fessi, perché è una cosa abbastanza grave che un capo della CIA che sa tutto questo, che sa che sono arrivati due terroristi, che sono andati a San Diego, che stanno facendo addestramento, sono arrivati intanto alla CIA diverse segnalazioni che stanno per attaccare, che io ho letto queste dichiarazioni, io le ho lette su quel libro di Chess 21, ci sono le fotocopie delle informative circa il fatto che questi si stavano addestrando per commettere attentati e non per loro. Qui significa stravolgere la legge, qui siamo di fronte non a indizi ma a prove certe del fatto che i vertici della CIA sapevano tutto, e lo sapeva anche Bush, perché c'è una lettera che dice, una lettera del 6 agosto del 2001 che dice che è una lettera che io ho un fotocopia da cui risulta che Bush era stato puntualmente informato di questa cosa. Ma ora, adesso io vi ho detto, cioè voi avete l'ex capo dell'antiterrorismo che fa una pubblica dichiarazione registrata in Francia, non riportata per la verità solo dal fatto quotidiano. E dal sito BBC. E dal sito per la precisione. Ma io sto parlando sempre dal sito. Bene, di questa cosa. E qual era? Allora io mi chiedo, ma come voi in America, sulla base delle informazioni che il Washington Post, Bernstein, eccetera, ha dato, avete costretto alle dimissioni di Nixon, avete fatto bene. E tutte queste informazioni che sono state date anche dal Washington Post, le insabbiate. Attenzione, quando c'è stato il momento del processo contro Moussaoui, in cui Moussaoui, sapete che cosa dice? Ha detto io voglio dare una testimonianza per dimostrare che il governo degli Stati Uniti sapeva e che ha consentito, ha voluto che accadesse questo. Questo ha detto Washington Post. Washington Post del 2 luglio o 3 luglio del 2002. Qual è la cosa che qualunque giudice, qualunque autorità dovrebbe fare? Doveva fare un salario e doveva dire scusa, poi hai detto tu non sei il Vangelo, ma vediamo quali sono che non è mai sentito. Ecco, allora qui la cosa grave, perché Moussaoui, attenzione, aveva un computer dove c'era tutto il progetto degli attacchi del 11 settembre, che lui è un coraggioso e onesto agente dell'FBI aveva chiesto di poter perquisire, non venne data l'autorizzazione da Muller, che è il capo dell'FBI, non viene data l'autorizzazione nemmeno dalla CIA, e in questo modo tutto il piano di attacco è stato insabbiato. Allora la domanda amara che vi faccio io: come mai queste persone, che qua parliamo del capo dell'antiterrorismo, parliamo dei giornalisti, parliamo quadro di giornalista del Times India, che ha detto che il capo dell'ISI il 6 settembre è stato costretto a dare le dimissioni, è stato costretto a dare le dimissioni. Perché? Perché il Times India ha denunciato questa cosa, gli americani avevano insabbiato questo è grave, cioè qual era la cosa che avevano insabbiato? Il fatto che il capo dell'ISI fosse fosse venuto colui che aveva pagato 109.000 dollari per finanziare gli addestramenti del terrorismo. Questo fatto non volevano che si sapesse, allora volevano fare una cosa come sono alcuni negarci, questo lo vogliamo di mezzo, però nessuno deve sapere bene, se non che il Times India ha fatto un articolo durissimo, l'ha confermato, io ho scritto al Times India, dice sì, beh, confermiamolo, però non ho voluto dire qual era la fonte di questa informazione che loro avevano precisa. Quindi allora qui non siamo complottisti, io non so che significa complottisti o complottisti, io so che ci sono delle prove schiaccianti che avrebbero dovuto, ma queste sono alcune di quelle che ho detto, indurre l'autorità giudiziaria americana a chiamare. A tutto questo poi si aggiungono le deposizioni del senatore Marco Rizzo e di tutti quegli esperti che hanno dimostrato che gli edifici sono caduti e che il crollo è stato controllato preventivamente, ma questo è provato ed è un fatto importantissimo, ma io ritengo ancora meno grave. Perché? Perché se questo è vero non si sa se questo crollo controllato sia stato provocato dai terroristi o cioè noi possiamo dire che i fatti sono avvenuti in quel modo, però non abbiamo la matematica certa. Io suppongo che siano stati quegli stessi che hanno voluto chiaramente far crollare, lo sapevano senz'altro. Un'ultima cosa importantissima, la questione dell'insider trading. Che cos'è l'insider trading? Significa abuso delle informazioni privilegiate che persone che sono dentro le banche o dentro alcune istituzioni fanno per fare una speculazione insider trading. Ebbene, questo fenomeno dell'insider trading sull'11 settembre si è verificato a partire dal 6 settembre fino al 10 settembre. Sono state vendute milioni di azioni di due compagnie, l'American Airlines e l'United Airlines, cioè le due compagnie proprietarie dei 4 aerei che sono stati utilizzati per le azioni dell'11 settembre. Quindi questo fatto dell'insider nessuno lo può negare, perché l'hanno detto degli esperti, come è stato questo professore americano, questo non era un professore fazioso, che ha dimostrato scientificamente che ci sono state queste operazioni di vendita delle azioni di queste compagnie americane. Allora se questo è vero, noi abbiamo la certezza, sappiamo pure che le vendite sono avvenute anche con la complicità della CIA, perché alcuni di quelli che hanno fatto queste operazioni erano in contatto con la CIA. Qualcuno è stato sottoposto al processo penale, NG mi pare che si chiama, e si è dimostrato che aveva contatti con alcuni esponenti dell'FBI. Conclusione. Allora, di queste operazioni erano a conoscenza diverse persone, cioè di questa operazione dell'11 settembre. Prima, cioè significa che prima dell'11 settembre persone erano perfettamente informate che stavano per essere compiute queste azioni aggressive nei confronti del territorio degli Stati Uniti. Quindi, allora a questo punto io credo, ripeto, ho fatto solo un elenco di alcuni degli episodi che secondo me che sono gravi e che dovrebbero essere prese in considerazione dall'autorità giudiziaria americana, che però non li prende in considerazione. Perché? Perché c'era il procuratore generale, che non era che si chiamava Ashcroft, che era stato nominato da Bush, e gli hanno fatto moltissime denunce e lui non se le ha fatte passare nemmeno per la terra. Questo significa avere un pubblico ministero alla dipendenza del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica. Questa ascolta, però è stata avvertita, ma gli hanno detto attenzione, non viaggiare in questi giorni perché può succedere l'attacco, quindi vuol dire che qualcuno, questo è grave, che ascolta fu messo in guardia da quelli dell'FBI e della CIA sul pericolo di attentati in quei giorni. Allora il problema è serio. Dal punto di vista formale non c'è stato mai un processo pubblico dove sia stato rispettato il principio del contraddittorio, così come abbiamo fatto noi con la hearing dell'11 settembre a Toronto. E questo è grave, perché ci sono state delle persone che sono state giudicate con un sacco, non c'è stata lì. Voi sapete che la parte civile non si può costituire nel processo penale, purtroppo, per cui quando si è fatto il processo a Lusana nessuno ha potuto partecipare. E gli avrebbero fatto gli avvocati delle domande, gli avrebbero detto dimmi perché tu affermi che il governo degli Stati Uniti sapeva. È una notizia, ripeto, che è stata riportata dal Washington Post su un giornale del 3 luglio del 2002. Ora, sta questione di questo agente che sta lì, che praticamente è andato a parlare, che è stato riferito da tutti i giornali francesi, dal Figaro e della France Presse. Perché non è stato interrogato questo? Perché tu che sei andato a trovare. Ma questa cosa di Zacarias Moussaoui è sconvolgente. Perché? Perché questi due, tra l'altro, coraggiosi agenti dell'FBI hanno denunciato più volte questa cosa. Uno si chiama Gravel e un altro si chiama Kenet Widia. Hanno denunciato questi fatti, hanno insabbiato la cosa, ma l'hanno denunciata prima, non dopo. Ecco, allora a questo punto io credo che noi possiamo sicuramente concludere che un'indagine, se qui non stiamo facendo la sentenza di condanna, stiamo dicendo che ci sono gravissimi elementi, indizi, prove che non sono mai state verificate dall'autorità giudiziaria americana. Secondo me ci sono elementi perché si possa chiedere alla Corte Penale Internazionale dell'AIA di fare un'indagine rivolgendosi al procuratore della Corte Penale Internazionale, perché la possibilità sono tre. O la denuncia viene fatta da uno Stato membro della Convenzione istitutiva della Corte Penale Internazionale, e figuriamoci se uno Stato membro fa una denuncia contro gli Stati Uniti, perché non la farà mai, o il Consiglio di Sicurezza, o un cittadino, qualsiasi del patto estese, e che possa, un cittadino, un'associazione, che possa denunciare la violazione dell'articolo 7 dello statuto istitutivo della Corte Penale, che dice che alla Corte Penale Internazionale ci si può rivolgere per i delitti contro l'umanità, e questo è un delitto contro l'umanità, perché c'è stata la strage di 3.000 persone, basta omicidi. Quindi a chi dobbiamo rivolgerci? Io mi sono permesso di dire queste cose a Toronto e la cosa è stata accolta da una parte con entusiasmo, dall'altra con preoccupazione, perché a Toronto capiscono che c'è un problema di coesistenza con gli Stati Uniti, però io credo che noi abbiamo il dovere di conoscere la verità. Qui ci sono dei testimoni importanti, a parte Moussaoui, c'è questo Richard, c'è questo Kenneth Williams, c'è questo... Io avevo già preparato un capo di mutazione contro questi, io se fosse stato pubblico ministero avrei fatto un bel capo di mutazione, perché nel nostro ordinamento c'è l'articolo 40 del codice Scena che dice: non impedire un evento, che si ha il dovere giuridico di impedirlo, significa elevare a ragionare. Quindi, allora, se noi la mettiamo come fatto omissivo, la grande responsabilità c'è sempre. F.D.A. CIA aveva il dovere di impedire questo evento. Il cittadino qualsiasi no, che il cittadino poteva pure fare a meno, dice almeno, cioè non ho la volontà, né il coraggio, né la voglia. Quindi, amici, insomma, questa è una cosa veramente seria e grave che interessa a tutti voi, perché quello che è accaduto, diceva Tucidide, o ancora che rifilasse la amnesi in vista della diagnosi ai fini della prognosi, diceva Tucidide. Quindi noi dobbiamo conoscere il passato per capire il presente e prevedere il futuro, perché purtroppo di quelle preventive ce ne possono essere anche tanto, perché qui ci sono ancora in corso e si pagano 5 milioni di dollari al giorno per queste guerre sciacquate. Che io non sono sicuramente un seguace che lo sa applicare, né sono a favore del, ovviamente non troppo, però credo che insomma, sia un dovere di tutti quello di cercare di conoscere questi fatti, non solo perché con, diciamo, sostenitore di teorie che non siano provate. Ripeto, sono queste teorie che riguardano i fatti e teorie che riguardano le persone. Io ho cercato di vedere le responsabilità penali delle persone, a parte le responsabilità morali e politiche, e queste responsabilità si possono figurare nei confronti di alcune di queste persone che sapevano certamente, secondo l'accusa fatta da questo Richard Clark, quale ha detto pubblicamente, l'ha ripetuto 200 volte anche in Francia e in Germania, questa intervista formidabile non è stata mai data dalle televisioni italiane. Quindi, veramente ultimissima considerazione. Per la guerra all'Iraq, si può sapere che c'è stato il Niger, cioè le bugie che ha detto la CIA, hanno detto la CIA e l'FBI per provocare la guerra contro l'Iraq, dicendo tra l'altro che Saddam Hussein era responsabile dell'11 settembre e poi rimangiandosi questa accusa. Questo è un fatto pacifico, addirittura lo stesso Bush l'ha riconosciuto. Quindi vuol dire che un'ultima considerazione riguarda la CIA in Italia. La CIA in Italia ha partecipato alle stragi. Quando io ho chiamato uno dei servizi, ho detto ma perché non lo facevamo per conto dei politici? Lo facevamo per conto dei politici, non lo dovevano fare. E i politici erano sempre gli stessi, purtroppo era un ritornello, erano Andreotti, Rossini, questi cari. Questo solo per fare il cognome, non di noi. Questo è, allora i precedenti vanno proprio presi in considerazione. Se questi sono stati capaci di favorire la strategia delle stragi in Italia per 30 anni, erano capaci di favorire perché dovevano dare un pretesto ai politici americani per fare la guerra all'Afghanistan e all'Iraq, che ci hanno messo sull'astrico da tutti quanti, che si sta provocando una crisi mondiale in proporzioni immane. Questo è il fatto. Quindi io lo dico questo con molta incazzatura, perché mi rendo conto che a parte questi amici che sono qui, che sono interessati a conoscere queste cose, questa cosa sembra che non voglia, lo stesso Fabio ha deluso, perché lui non può dire che su questo dobbiamo dimenticare che cosa non possiamo dire, perché la guerra la fanno, poi la decidono alcuni uomini che sono nel potere, tra cui questo Michael Lind, che è venuto in Italia pure qui per fomentare il governo e per dire un sacco di palle sulla questione dell'Iraq, e quindi anche uno di quelli che ha alimentato le palle e lo stesso Repubblica ha detto una serie di bugie, la Repubblica, e poi dopo si è detto ma intanto lo stesso Lavazzo ha scritto una serie di fesserie sull'11 settembre eccetera sul Niger e poi dice mi sono sbagliato, però quello sappiamo, va bene. grazie